Ciccio, come socio della società, non ha fatto mancare il suo contributo alla realizzazione di questa struttura, ma soprattutto che è molto impegnata, direi quasi da sola, nella realizzazione del nuovo polo tecnologico. Inizierò come tutti inizieranno la mattina di stamani, sottolineando che per la comunità economica lucchese oggi è un giorno particolarmente significativo. Lo è perché non solo si inaugura la nuova struttura fieristica, ma questa inaugurazione coincide con il ritorno del MIAC a Lucca. E badate bene, questa coincidenza non è casuale. Infatti, il polo fieristico, questo polo fieristico è stato pensato, voluto e realizzato soprattutto per raggiungere un obiettivo, far ritornare e restare la mostra dell'industria cartaria. Perché il MIAC per Lucca non è una qualsiasi, sia pure importante, manifestazione esclusiva del settore. Il MIAC negli anni è diventato un simbolo. Il simbolo è la testimonianza che sul nostro territorio opera il più grande rispetto cartario. Una realtà industriale per cui meglio di ogni aggettivo parlano in un paese. 240 imprese in unità locali, 4.500 addetti, una produzione annua di 200.000 tonnellate di carne di ciclo e 3 milioni di tonnellate di carne privato, che rappresentano effettivamente il 70-40% dell'intera comunità. Inoltre, un contributo determinante alla vita della bilancia commerciale della provincia con 680 famiglie. E tutto questo dal festivale della Stretta e quindi della Sbiera, senza contare l'indotto di una Sbiera in cui opera un parco di campo, specializzato proprio nella produzione di macchinari per campo. Altri 390 mini export, altri 1.500 addetti, altre 50 imprese, alcune delle quali tecnologicamente all'avanguardia del mondo. Lo testimonia il fatto che i principali acquirenti dei macchinari lucchesi sono paesi come la Germania, come gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna. Mercati che si conquistano solo con prodotti innovativi di altissimo valore. Vi è un motivo per cui il distretto cartario si è sviluppato a Lucca, anzi i motivi sono due. Il primo è un motivo, diciamo così, ambientale, un territorio con caratteristiche particolarmente favorevoli a questo tipo di produzione. Il secondo è un motivo umano, la presenza di una classe imprenditoriale che negli anni ha saputo investire, ha saputo rischiare e migliorare continuamente i processi produttivi. E la presenza di maestranze dotate di grande professionalità. Allora il MIAC è anche la testimonianza della capacità degli imprenditori e dei lavoratori lucchesi, quindi in senso lato il simbolo per tutta la nostra economia. Ed anche per questo era importante che tornasse. Io, dato il numero di interventi, concludo velocemente, concludo con un augurio e un ringraziamento. L'augurio è ovvio, è che la mostra abbia finalmente trovato una collocazione stabile ed adeguata. Il ringraziamento lo devo motivare, lo ha detto anche il dottor Romiti, accanto al dottor Armani, accanto alla struttura fieristica, la Camera di Commercio sta realizzando il polo tecnologico lucchese, lo potete vedere uscendo. Sulla sinistra la parte del lavoro già iniziata, qui sta lasciando il blocco 1, sulla destra l'edificio sull'area del quale lascerà il blocco 2. Questa situazione poteva certamente creare dei problemi di compatibilità tra l'attività del nostro cantiere e l'attività del mio. Così non è stato, e così non è stato per la disponibilità dei signori Pfeiffer. Proprio per questo io voglio concludere ringraziandoli.